Ciao a tutti allenatori, sono sempre io, il vostro amico Federic, e benvenuti nell'ultimo episodio di New Pokémon Snap! In questa, possiamo chiamarla run? Insomma, finire un gioco in 8 episodi non è di certo da Federic, ma è un gioco molto particolare, non della serie principale, quindi mi piaceva proporvi qualcosa di nuovo, così fresh! Ma ovviamente la nostra avventura Snap non è che è finita, possiamo fare migliaia di altre cose, volendo potevo portarvi anche 50 episodi, ma si sta avvicinando la live break del 6 maggio e come capite sarò bello impegnato, anzi sono impegnato in questi giorni. 6 maggio, ore 20:30 sul mio canale Twitch, apriamo un box Pokémon da 80.000 euro, quindi se mancate sono cavoli vostri. Andiamo ragazzi, vai, torniamo al campo base. Mi raccomando, un like, un commento, l'iscrizione, se anche voi volete giocare a New Pokémon Snap, cosa aspettate? Trovate su Federic Store scontato, link in descrizione. Mi raccomando allenatori, perché secondo me è veramente un gioco valido. Io mi sto divertendo, no? Cioè, alla fine è tutta scoperta, ci sta. Ho appena terminato di analizzare i nuovi dati sul fenomeno Lumina ed eccone il risultato. Questa è la sfera Lumina di Petreo, finalmente! Ci sarà di certo utile durante le prossime spedizioni e chissà, potrebbe anche aiutarci a localizzare l'ultimo Pokémon Lumina. Conto su di te ragazzi, l'ultimo Pokémon Lumina, cosa aspettiamo? Andiamo a catturarlo o a fotografarlo in questo caso, quindi esplorazione, let's go! Petreo, eccoci qua, dobbiamo raggiungere il livello 2 della piana con gelo, quindi ragazzi adesso sta a noi Dai, vediamo un po' di fotografare tanti nuovi Pokémon! Me lo sono un po' divorato, questo gioco, devo dire la verità. Oh, posso lanciare la sfera Lumina? Allora, ragazzi, vediamo se c'è qualcosa che si nasconde qui negli alberi. Dobbiamo stare molto attenti. Qua c'era un Piplup. Oh, guarda questo, che bello! Ammazza, che liscio che io ho fatto. Vediamo un po' se facciamo così. Forse il Sentret esce? Vediamo se riesco a lanciare una mela magari là dentro. Magari succede qualcosa. Oh, vediamo. Oh, eccolo. Eccolo, lo sapevo, maledetto. Gli Snorant qua? Oh, ha, che fanno? Cosa fanno, ragazzi? Oh, scappano? Ricordo che possiamo anche andare un po' più veloci. Bellissima questa foto, è spettacolare. Guarda come abbaia. Qua c'era qualcosa qua sotto. Oh, Frosmoth. Ma quelli sono Pokémon. A me mi paiono. Sono Sandslash di Alola. Guardalo. Bella foto questo, Oh, che carino, guarda come si mangia la mela. Cucciolo. Proviamo ad andare leggermente più veloci. Qua c'era uno Snum, Guardalo, guardalo il Delibird, maledetto. Ah, là c'è un fiore però. Oh! Guarda che fanno! Ma ballano! Ma che figata! Bella questa. Wow! Che bella! Piplup? Ah, la foto di Piplup mi manca, sapete? Una bella foto di Piplup mi manca, ragazzi. Quindi sarà il caso di farla veramente bene. Quello là? Proviamo a lanciare la sfera. Che succede? Girati, Piplup. Che carino! Vediamo, ragazzi, cosa fa. Ah, è contento. Ah! Oddio, questo si arrabbia, Tiè, va? Bello grosso. Bello questo, bello. Guardalo, guarda questa, che bella l'ultima. Mamma mia, l'ho fatta appena in tempo, Vediamo ragazzi le valutazioni. Dunque, Maitina era l'unico oro. Saremmo sicuramente passati al livello 2, ne sono convinto. E questa è migliore, incredibile, Snorant. Questa, un bell'argento 2. Poi abbiamo Frosmoth.
che non è venuto meglio. Peccato. Sandslash, molto molto carino anche questo. Peccato non avergli potuto mandare una bella mela in testa. È stato veramente un peccato, secondo me faceva qualcosa di molto interessante. Ok, Mamoswine sempre uguale. Jinx è nuovo, mamma mia quanti punti, 4000 per quello. E Vanilluxe, altri 3 diamanti. E Piplup, anche questo molto bellino, d'argento. A Bombasnow con la mela in mano mi ha dato poco. Peccato, secondo me quella era molto valida. Ok, abbiamo sicuramente sbloccato il livello 2 e secondo me è arrivato il momento di andare dal boss di quest'isola. Andiamo alla grande, signori. A proposito, vieni che ho una comunicazione da farti. Secondo me, ragazzi, ci siamo. Torniamo al campo base. Prof, ho sentito che hai trovato un nuovo varco per il teletrasporto. Nulla sfugge all'attenzione delle mie assistente. Ebbene sì, questa volta il segnale proviene dalle viscere del sottosuolo di Petreo, sottoterra? Un'esplorazione sotterranea, che forza! La grotta sembra essere incredibilmente profonda. Lascio l'esplorazione nelle vostre mani. Ok, si va nei sotterranei. Prevedo tanti Pokémon di tipo roccia e chissà, magari anche spettro. Hai un minuto? Non so se il prof te l'ha già detto, ma a quanto pare abbiamo il via libera per esplorare la spiaggia di notte. Scommetto che muori dalla voglia di andarci. Anch'io non vedo l'ora. La spiaggia di notte? Beh, sinceramente ne potrei anche fare a meno, quindi... Ok. In realtà ci sono un sacco di posti che potrei fare e preferirei andare qui, sai, nella profonda caverna che si estende fino alle viscere della terra. Beh, ragazzi, è più allettante di una spiaggia di notte, non credete? Mica siamo alle Figi, cioè, mio Dio. E siamo sottoterra. Vediamo un po' cosa c'è. Ma che fighi, guarda i Carbink. Quello è un Gengar. Quello è un Gengar. Crobat... Joltik, mio... Certo che stanno tutti girati, eh. Attenzione, l'avevo quasi preso. Qua ci faccio una foto bellissima a lui, mi sa. Ci faccio proprio una bellissima foto. Riesco a illuminarlo. Guarda come si nasconde il maledetto, però. Che rosicata. Guarda Gengar lì. Guarda, sparisce nel vortice, avete visto? Nella sua dimensione. Questa anche è fantastica, ma se lo colpisco con la mela... Oh, che bello questo. Molto carino. Vediamo qua cosa c'è. Oh, c'è un varco. Se ci lancio una mela. Ma non succede niente? Non succede niente, ma che fail. Vabbè, io lo fotografo nel dubbio. Carbink. È difficile fotografarli qua, ragazzi. Mamma mia se è difficile. Perché si muovono tutti a scatti. È un casino. E poi soprattutto non ti guardano mai in faccia. Guardami in faccia, maledetto Golbat. Crobat, rivoluzione. Oh, laggiù c'è un Beartic. Sempre di spalle, ma è possibile? Lui con la luna è fighissimo. Braviari. E qua c'è quel Golbat lì, guarda, mi fa dannare. Oh, tu sei fighissimo. Lo dovrei riuscire a svegliare, ma... dai! Dai! Almeno illuminati. Troppo lontano, raga, non ce la faccio. Forse più alto? Niente. Va bene. Sento delle rane. Oddio, ecco perché c'ho le rane. Piccolo? Ti do fastidio se faccio così? Sì, ma non darmi le spalle, per favore. Prendi la mela. Bravo, mangia la mela. Super carini questi, Che belli. E là c'era anche un Glail. Me lo sono proprio perso, Glail. Se riesco a disturbarlo... Dai, ma perché non ti giri? Mo' accelero, Mo' accelero così. Gengar! Ah! Mi è sfuggito per un pelo. Che succede qua? Che succede? Ci sono dei minerali rari. Ho visto. Guarda, 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 eccolo là sotto. E questo? Questo è un Geodude. Ci mancava Geodude, Oh, e Rampardos. Che belli questi. Bellissimi. Crobat, stavolta t'ho preso bene, Crobat. Io vorrei, però. Bella, bellissima! Che fortuna! Per un istante. Io darei anche le mele a Rampardos, sinceramente, Prendete la mela. Prendi la mela. Che bella questa, anche. Cosa fa? Che figa! Benissimo. Artagengar, come mi scappa tutte le volte, è odioso. Questo è un Geodude, ragazzi, ma
Non si vede nemmeno a volte Geodude. Bisogna illuminarlo. E non cascano gli Geodude, guardate. Beh, questo non mi scappi mica, eh. Oddio, che fail! Ma come si arrabbia? Oddio, ma che sta succedendo? Stanno litigando tantissimo. Wow, ok. Decisamente buono. Sono riuscito a fare un po' di foto decenti Acrobat, va? Per fortuna. Anche se questo posto veramente è gigantesco, ragazzi, si potrebbero fare mille cose, eh. Sicuramente mi sono portato a livello 2, ma non come vorrei, perché stavano tutti girati, veramente. 11 Pokémon nuovi. Beh, andiamo a fare questa valutazione con il grande prof. Vediamo un po' le nostre foto. Gengar, questa secondo me, non per dire, ma è da platino, eh. Invece no, oro. Per me era bellissima questa, anche perché Gengar è difficilissimo da coglierlo nell'attimo giusto, quindi va bene. Rampardos, anche questa potrebbe essere un buon diamante, ma se il gioco ce l'ha con me mi dà un oro, invece mi dà diamante, bene. Carbink, quanto mi dai su Carbink? Dai, dai. Bronzo, peccato. Crobat, ragazzi, non c'è foto migliore di Crobat su tutto internet, secondo me. Comunque taggatemi nelle vostre foto su Instagram, voglio vedere che tipo di foto fate. Braviary, argentone, e poi abbiamo Krogan, mentre coglie la mela da terra, e secondo me questa potrebbe essere un bell'oro. Argento, quasi oro. Invece Glalie, lascia il tempo che trova. Sablai, anche questo, ragazzi, non riesco mai a prenderli di faccia, adesso incomincia a essere difficile, eh. E Geodude che si arrabbia con Rampardos, che meme. A oro 4 pure. Va bene, 35.000 punti secondo me l'abbiamo fatti, eh. No, per 505 punti, ma che sfiga! 505 punti! Ma vai sul serio? Ma sei un dannato, eh. Dovrebbe bastare per portarmi al livello successivo. Poi ovviamente le foto verranno fatte meglio, ma io devo registrare, quindi secondo me basta. E infatti, quei 2200 punti che ci portano al livello 2. Va bene! Ok. Scusa prof, sono andato là, mi mancava una foto, l'ho fatta e sono tornato indietro, mannaggia a te, eh. Torniamo al capo base. Sono tornato indietro semplicemente perché voglio portarmi al livello 2 di Petreo. Quindi ragazzi, da qui faccio grotta, seleziono il livello e vado al 2, perché sennò ricominciavo il livello 1, capito? Quindi devo portarmi al 2 e vediamo se riusciamo a fotografare meglio questi Pokémon della grotta, tipo Crobat e quant'altro. Tipo loro, eh? Sono molto bellini da fotografare, no? Che carini! Beh, qua si poteva fare una bellissima foto, eh? Vero? Guarda che belli! Noibet! Cuccioli! Tipo Carbink, lui si potrebbe fare molto meglio. Cosa fa? Cosa sta facendo? Ho schettato un paio di foto in più perché magari non lo riprendevo bene. Chissà in questo livello 2. Gengar! Tu mi hai stufato, Gengar. Io ti avviso. Bella! Wow! Oh, finalmente gli ho fatto una bella foto a Gengar, va? Ok, analizziamo la zona, va? Oh, e quelli? Venite qua. Venite qua. Maledetti. Che è successo? Mi ha portato di qua, tipo, perché mi ha fatto girare? Vabbè, io ragazzi non ho fatto niente, ma mi ha fatto girare. Oh, Weavile! Bello lui! Che cosa sono? Le stalattiti potrebbero cadere da un momento all'altro. Oddio, quelli sono... sono Crobat questi! E se facessi così? Oddio! Sei un po' arrabbiato. Mamma mia! Che strizza, viaggio al centro della terra, mio Dio, bellissimo. Ma guardate questa zona quanto è popolata, non me lo sarei mai aspettato. Cavolo è. Che sono ste cose? Il calore del magma potrebbe essere all'origine di questi enormi cristalli, wow. Ehi, piccolino, oh, che bello che sei. Ti do anche fastidio, guarda che bella foto che viene da qua. Concentrarsi solo su Sablai. No, lui è bellissimo. Che poi lo prendi di spalle, no? Perché effettivamente la bocca sta lì. Posso anche accelerare, eh? Analizziamo. Cioè, ragazzi, siamo praticamente al centro della terra. Ecco i sempre Noibat, vedi? Che carini qua. Li stiamo seguendo praticamente. Che succede? Che cos'è questo? Rovine ricoperte di piante sono contemporanee a quelle viste finora. Anche qui delle rovine.
E allora mi sa che il boss finale è qui, eh. Questi sono bellissimi. Qui invece? Che diamine è quel cristallo? La luce calda emanata dalle pietre spiegherebbe la presenza di piante. Ah! Ma pensa te! Ragazzi, concentratissimo, perché era una zona bellissima, mistica quasi, no? Questa di Noibat, con uno che sorride e l'altro che mi guarda, è bellissima. Stupenda. Carbink, vabbè, una delle più bruttine che ho fatto. Ma attenzione, perché questa di Gengar, 4694. Questa, raga, la voglio come immagine di copertina per l'online. È stupenda. Braviary, molto meglio in volo, assolutamente. È difficile da fotografare Braviary, ma Krogan prende l'oro, finalmente. Anche se è girato, non si capisce questa cosa. Ma Wile, beh, bello centrale, non gli si può dire niente. Quindi dammi questo diamante. No, mi dà l'oro, va bene. Crobat, questa. Ragazzi, diamante per forza, 4447. Sablai, anche lui diamante 2. E Bibilon, ci mancava in questa forma. Eccolo qua, ci siamo, gente. Allora, mi raccomando, un mi piace se ancora non l'avete fatto, perché ci stiamo quasi per portare al livello 3 della grotta, mamma mia. Comunque, ora che insomma gli abbiamo fatto analizzare le rovine, secondo me ci sblocca qualcosa. Vedete? Vediamo un po' cosa ha scoperto il nostro caro prof. Torniamo al campo base. Sono sbalordito. Il mondo è pieno di meraviglie. Ah, vai al sodo, prof. Cos'è che dovevi dirci tanto importante? Ah, già, quasi dimenticavo. Il prof ha scoperto dove si nasconde il Pokémon Lumina di Petreo. Esatto, questa volta il segnale proviene da un'enorme cavità nella parte più interna della grotta. Wow, figata! Quindi questo è l'ultimo Pokémon Lumina. E noi non ce lo lasceremo sfuggire. Wow, ragazzi, andiamo dall'ultimo Pokémon Lumina. Chissà che tipo di Pokémon sarà. Un Pokémon che vive nelle profondità della terra. Non ho idea. Attenzione, sta arrivando. È un Onix. È un Onix per forza. Uno Steelix. Quello tutto illuminoso, che bello. Beh, questo è figo, Bah, questo è figo. Evita di avvicinarti all'improvviso, è pericoloso. Grazie per mandare i bambini all'esplorazione così, prof. Secondo me una sfera lumina non basterà mai. Ma proprio mai, ragazzi, Se è dentro al tunnel, poi... Dall'altro lato del buco? Guardalo! Maledetto! Guarda, 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 guarda! Lo colpisco, lo colpisco! Sì, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta, l'ho preso! Poco, ma l'ho preso! Mamma mia, vabbè ragazzi, però non posso fargli belle foto qua, Però gliel'ho fatte, sicuro al 100%. Proviamo ad andare un po' più veloci. Non basta una sola sfera lumina, Dov'è? Eccolo, eccolo, eccolo. Sta là sotto. Che cos'è sta roba? Si avverte una presenza nella nebbia. Eccolo, eccolo, eccolo. Madonna mia, quanto è difficile. Una presenza nella nebbia. Io, ragazzi, sparo, ma... Vai, vai! Madonna mia, quant'è difficile! Di nuovo. Forse qua devo lanciare. Aspetta. Vediamo. Dai, dai, però! Ma che tempismo ci vuole! Devo lanciare la mira là così. Vediamo, vediamo, dai, dai, dai. Vabbè, ma è impossibile. No, vabbè, è impossibile. Là c'è un cristal fiore. Ma quelle sono rovine. Quelle sono rovine, no? E quello? Aspettate. Vai, vai. Quante gliene servono? Quante gliene servono? 3! No, dai, sono già arrivato. Vabbè, ragazzi, l'ho preso giusto al volo alla fine. Non ho visto le foto, ma... Oh, difficile. L'abbiamo perso di vista. Però io ce l'ho fatta a fotografarlo, Io, ragazzi, vi giuro che ho notato qualcosa di super strano laggiù. Delle rovine antichissime. Infatti mi dicevo... infatti, un'opera di esseri umani. What?
Che diamine è? Ci stiamo avvicinando, raga. Attenzione, perché infatti mi sembrava strano. Cos'è questo posto? Wow. Io penso che finirà con questo video, la serie. Ma perché il gioco dura circa 8 ore. Io ho fatto più di 8 ore di gameplay, quindi ci dovremmo essere. Che diamine di posto è, ragazzi, comunque? Guardate che roba. My God. 1, 2, 3, 4, 5 Pokémon Lumina, Milotic, ce l'hanno tutti. Steelix, Meganium. Guardate. Lo stato di conservazione è ottimale. Gli eventi narrati dalla leggenda. Vedete i meteoriti che cascano sulla Terra e di conseguenza, no? Polcarona, Milotic, Meganium, Wishiwashi, Steelix. È stato dipinto nello stesso periodo. Una scoperta sconvolgente. E che tocca fare? Che siano stati Pokémon a proteggerli dallo schianto? Lassù vedo i vari, no? Cristalli. Non vedo dettagli aggiuntivi. Forse questa scritta qui. E qua sembra esserci un ulteriore Pokémon, ragazzi, che però non si capisce, vedete? Qui. Chissà che diamine di Pokémon sia. Io continuo a fare foto, non si sa mai. Voglio dire, bisogna documentare tutto, raga. Figata! Steelix, vedi, sono riuscito a prenderlo proprio alla fine. Peccato per questa, doveva essere un attimo più veloce, ma direi che questa, ragazzi, per metà faccia è tanta tanta roba, eh. Eh beh, l'ho fotografato veramente veramente tanto bene adesso. Eccolo qua, Steelix. Fantastico. Eccolo, peccato, non il diamante, ma ci sono andato vicino, ho fatto il possibile. Ovviamente passiamo a livello 2. Cosa diamine sta succedendo? Tutto lascia pensare che questa sarà davvero la nostra ultima spedizione. L'ultima, raga, l'ultima. Pronti? Io sono pronto, prontissimo direi. Tutta l'energia converte in quel punto. Andiamo. Esiste un altro Pokémon Lumina. E come se non bastasse, la sua esistenza pare risalire a un periodo precedente alla caduta dei meteoriti. Non vorrei dire, prof, ma mi sembri piuttosto contento. Beh, voglio dire, come non esserlo? Per quanti nuovi ritrovamenti screditino la mia teoria, ci mettono comunque di fronte a una scoperta sensazionale. Inoltre, il risultato dell'analisi condotta finora ha evidenziato che tutta l'energia di Lentil si concentra in un singolo punto. E per di più, i sensori hanno rilevato chiari segnali, benché deboli, di un Pokémon Lumina. Sarà quello al centro del murale? È probabile. Allora, dov'è che si trova? È qui che le cose iniziano a farsi complicate. Tutto sembra puntare a una piccola isola di cui non c'è traccia sulla mappa. Io sospetto che si tratti di Auri, l'isola di cui racconta la leggenda. Bene, direi che è ora di partire per l'ultima spedizione. Beh, proviamo ad andare a Auri e vediamo cosa succede. Esplorazione. Nuova area. Auri. Wow. Rovine. Le antiche rovine di Lentil. Vediamo, ragazzi, di cosa si tratta, perché ho l'hype alle stelle. Wow. Ed eccoci a Auri. Che il viaggio possa concludersi. Ehi, tu. Bellissimo che sei. Ehi, ehi, dove vai? Dove vai? Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Maledetto. Ehi, che succede? Altre antiche rovine? Che diamine è questo posto? È un cristallo di Auri. Ok. Altro? E quello? Deve essere l'ingresso delle rovine, ma l'accesso è bloccato. Ah, vedi, ci sono le rovine? Ehi, cotoni! Mio. Che cos'è quello? È un cristalfiore di Auri, ancora. Mio, cotoni. Che bello. Oh, tu sì che sei figo. Vuoi la melodia? Ti canto una canzoncina, Houndoom. Ok, controlliamo. Anche là un altro Houndoom. Ma guarda te che razza di posto. Ci sono i demoni, ci sono. Vuoi una mela? Mangiate la mela. Vabbè. Mo non esageriamo, eh. Wow, sembra che qua i Pokémon vogliano farmi fare punti. Cioè, mi guardano sempre in faccia. Oh, tu non mi scappi mica, Salandit. Maledetto, vieni qua. Salandit.
E girati. E vabbè, sta a cantare. Anche questi sono bellissimi. Vuoi che non ci sia qualcosa qua? Osti Ondum che mi seguono mi mettono abbastanza paura, eh. Tiè, nel culo. No, no, no. Povero Ondum. Che figo questo. Guarda come si arrabbia. Guarda come si arrabbia. Mamma mia. Diamine. Cioè, tra tutte le cose io non noterei questo, eh. Sulla parete si trovano vari segni di forma di cuore. Ma che è l'albero di Xirneas? Mi viene in mente solo questo, ragazzi, eh. Non mi viene in mente altro. Ma non penso. Però ci sono tutti i guardiani. Behem. Questo è bello. Bello Behem, guardate. Behem. Oh, che carino. Ok. Questi dovrebbero essere i Pokémon protettori, vedete? Ehi, Golurk. Vedete, se acceleriamo forse riusciamo anche a immortalarli meglio. Tiè, bellissimo questo. E te che diamine sei? Non sei un Pokémon. Natu. Ci sono numerosi e profondi solchi scavati nel terreno. Ok. Loro maledetti. Ehi. Come? Ah, rimbalzano proprio. Però li posso chiamare almeno? No? Ma tu guarda che razza di albero. Piccolino? Questi già li ho fotografati bene. E ci sono tutti i fiori. Non ce n'è solo uno, eh. Secondo me questi sono i Pokémon della leggenda, eh. Questi qua. Secondo me sì. Tu guarda che razza di albero. Li ho tutti fotografati benissimo, ragazzi, eh. Secondo me non posso far foto migliori. Coincide con quella delle statue. Wow. Una bella foto di famiglia. Perfetta questa. Mo lo facciamo anche arrabbiare. Ma se ti suona la canzone, niente, eh. Andiamo un po' più avanti. Eh beh, ragazzi, direi che ne ho fotografati abbastanza, eh. Anzi, li ho fotografati tutti bene. Ma questo era un po' un piatto servito, eh. Direi che è tutto pronto. Houndoom. Beh, non si poteva fare foto migliore, eh. 4300, ottima. Eldegoss, anche questi belli centrali. Direi anche questi niente niente male. Una bella stella argento. Noivern. Ah, questo super simpatica questa foto, del pipistrello. 4531. Salandit, anche questa molto carina con le mele. Qua abbiamo tre stelle che beccano l'oro. Altri Pokémon zero. Ah, questa è anche molto bella, 4789, altissimo come punteggio, e anche Golurk che secondo me mi prenderà un bel po'. Ho sia la versione intera del Pokémon, ma anche quella un po' più grandangolare. Behem! Anche questa molto molto figa, abbiamo tutte stelle diamanti, ragazzi, è stata abbastanza semplice, no? Questa esplorazione. Nonostante la sfida finale, ho trovato molto più difficile quella della grotta di Gengar. Tuttavia non abbiamo raggiunto il livello 2, ma nessun problema, lo facciamo in poco tempo. Basta rifotografare i Pokémon in situazioni differenti. Tipo questo cristalfiore noi dovevamo fotografarlo, solo che non si vedeva, vedete? Non si vedeva che si illuminava, quindi era importante farlo per il prof. E anche il cristalfiore. Bene, dai, io voglio entrare là nelle rovine, dietro il sasso, voglio vedere cosa c'è. Voglio capire che cos'è quell'albero lì. 8000 punti li abbiamo fatti, quindi ci portiamo direttamente al livello 2 di esplorazione. E quindi adesso possiamo andare a parlare con il prof. Stai andando alla grande! A proposito, ora che abbiamo i dati sul cristalfiore, ho delle notizie da darti. Ok, torniamo dal prof e vediamo un po' quali ultime notizie da darci. Quelle rovine erano impressionanti! Sono d'accordo. Per di più, sembra che ne esistano di due tipi diversi. Cosa intendi dire? Le rovine all'entrata erano leggermente diverse da quelle rinvenute nel profondo della grotta. In effetti, la mia impressione è che quelle della grotta siano state realizzate più di recente e in fretta. Era un posto alquanto insolito, a giudicare anche dalla presenza di fiori che normalmente crescono solo su altre isole. È la prova che l'energia di tutte le isole converge in quel luogo. Per portare a termine le nostre ricerche, dovremmo venire a capo di questo mistero. Nel frattempo, una nuova sfera lumina è pronta. Oramai siamo a un passo dalla verità. Mi aspetto grandi cose dalla prossima spedizione. Ragazzi, ci siamo. Vediamo un attimo come usare questa sfera lumina al meglio. E vi dirò la verità. Ho già una mezza idea. Proviamo, va? Dove sono il resto dei fiori? Allora, uno sta là.
Uno è, sarà nascosto lì. E laggiù dov'è però il fiore? Falla a capire dov'è il fiore. Ma intanto posso fare una prova. Madonna che precisione! Ok, qua c'è Meganium. Molto strano, raga. Ok, ho lanciato qua. L'energia viene renderizzata. Ma là non c'è. Non mi dire che devo lanciarla sugli Houndoom? Tipo su quell'Houndoom che beve? Potrebbe essere, eh? E allora dov'è che devo lanciarla? Qua non mi pare di aver visto fiori. A meno che non ci sia un fiore nascosto qui da qualche parte? Guardalo, eccolo qua. Maledetto. Avete visto? Sono nascosti. E è qua invece... è nascosto dai Pokémon. Guardate che non me lo fa attivare perché ci sono quei maledetti. Dai. Guarda che infamio. Sei infame, Eldegoss. Ok, anche l'ultima statua è stata attivata. E ora manca l'ultima. Là ci sono tutti i fiori. Potrei provare là. Infatti gli altri fiori vedete che li ho attivati. Manca da attivare l'ultimo. Quello però non ha attivato la statua. Eccolo! No, vabbè, non ci credo. Ok, era nascosto dietro il Golurk, ma non mi dire. Pensa te. Ok, un Golem addormentato. Gli lancio la mela? Che succede? Mi ha fatto girare. Che cos'è? Una tomba? Lo sto riempiendo di energia, ragazzi. Che succede? Sembra che il potere delle rovine si stia risvegliando. Ok. Raga, è fighissimo, fighissimo. L'energia delle isole fluisce verso l'alto. Ok. E risveglia il Pokémon, immagino leggendario. Credo. Credo che tu possa raggiungere la superficie da lì. Ok. No, comunque è incredibile. Imposterò il barco per il teletrasporto oltre quel punto. Ok. Ragazzi, l'ultima missione praticamente questa è. Vediamo che succede. Tra l'altro io proprio me ne sono fregato di Golurk, l'ho oltrepassato. I bug esistono anche su New Snap. Ricordo che se anche voi volete giocarlo lo trovate sul Federic Store, link in descrizione. Ragazzi, guardate che è fighissimo. Poi tutte le missioni secondarie che ci saranno. Facciamo un'ultima valutazione e poi ragazzi andiamo dal boss. Andiamo dall'ultimo Pokémon. Quello con più alto grado di lumina. Ok? Bellissima questa foto che ho fatto al Noivern. Chandelure, che era nuovo, non c'era nella scorsa spedizione, ma probabilmente appariva soltanto se acceleravamo. Interessante. Eldegoss 3, Golurk 1. Va bene. E il Crystal Fiore. Eccolo qua. Quello finale. Ok. Ovviamente il livello di esplorazione è sempre sul 2, ma noi ragazzi tanto ormai abbiamo sbloccato l'ultima area. Credo che questa sarà l'ultima volta che parleremo col prof. Penso proprio di sì. Il momento che attendavamo. A giudicare dalla conformazione del terreno, direi che con tutta probabilità il barco ci teletrasporterà al centro delle rovine. Vale a dire oltre l'ingresso che abbiamo visto la prima volta. Oh yes! E lì troveremo il Pokémon che era raffigurato al centro del murale. Giusto? Wow! Esatto! Presto potremo finalmente incontrarlo. E nessuno potrà immortalare quel momento meglio di te. Ragazzi, ci siamo! Io sono pronto! Sempre il solito fortunato, eh? Vedi di fotografarlo come si deve almeno! Non ti preoccupare. Saluta il Pokémon Lumina da parte mia. Ve lo saluto, ragazzi, non vi preoccupate. Te la caverai benissimo. In bocca all'Icaroc. In bocca all'Icaroc era una mia battuta. Me l'avete copiata, maledetti. Ragazzi, ci siamo. Auri. Zona Lumina. Vediamo cosa ci attende. Mamma mia, sono in hype totale. Ragazzi, quest'albero mi pare Xerneas. Cioè, solo a vederlo dalle corna, no? Ma non ci sono dubbi sulla sua origine. Mi chiedo cosa sia. Beh, per me, ragazzi, è Xerneas palese. Poi, se mi sbaglio... tutte le energie convergono lì e poi i colori sono quelli. Cioè, rosso, blu, verde, giallo, sono quelli, eh. Per forza, dai.
sarà Xerneas al 100%. Vediamo. Oddio, si sta risvegliando, ragazzi. Avete visto? Un'energia mai vista prima. Wow, Xerneas! Mamma mia, che figata! Wow! Bello, bellissimo, anzi no, bellissimo, raga, mamma mia! Si è trasformato in luce pura! Cioè, è diventata... Oddio, mo voglio vedere questo a fotografarlo, mo voglio vedere. Oddio, va bene. Dove sarà andato a finire, Xerneas? Vieni qua da paparino. Dai. Eccolo là. Ma io come faccio? Cioè, devo lanciargli le mele addosso? Io gli lancerei più la luce. Vediamo. Oh, eccolo là, eccolo là. Proviamo? Cioè, sì, però comincia a essere un po' complicato. Un po' complicato. È un po' complicato, però ci provo. Cioè, bisogna veramente intercettarlo? Spero di no. Ok, l'ho preso. Che succede? Oh! Mamma mia, vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Il culo di Xerneas. Ma perché mi mostrano sempre il culo? Mamma mia, quante gliene sto a fare di foto, ragazzi. Ne avrò fatto 1000 foto, gli avrò fatto. Che figo! È proprio luce pura. E questo? Guarda, guarda, è sott'acqua. È sott'acqua. Là? Si è nascosto là dietro. Vediamo se riesco a prenderlo. Ok. Credo che basti, no? Magari riesco a lanciargli una mela per dist... Vediamo. È il dipinto. È il murale della leggenda. Raffigura dei Pokémon che proteggono qualcosa. Bello. E questo? Devo fare la foto? Antiche rovine, vedete? Ci devo fare la foto. Allora, io ho già fatto un bel po' di foto a Xerneas in realtà, quindi... Sono tornato all'entrata. Guardate, non c'è nient'altro. Sono tornato all'ingresso. E Xerneas torna qui? Eccolo. Wow, raga, no, ma è... Quindi i Pokémon Lumina proteggevano Xerneas. Gli infondono energia. Comunque Xerneas è un Pokémon pazzesco, raga, cioè... Cioè, un Pokémon che esprime maestosità da tutti i pori. Cioè, guardate che... Guardate che roba. Cioè, mo che fa? Esplode? Spero di no. È tornato così. Quindi questo è l'albero della vita. Che è successo? Ne parliamo quando saremo tutti al laboratorio. Beh... C'è tanto di cui parlare qui, eh. Ma veramente tanto. Wow. Sono riuscito a fare una foto a Xerneas bellissima. Non credo di averne altre, eh. Ne ho fatta una che è spettacolare. Sono riuscito anche a fotografare il murales, quindi direi che ci siamo. Non so quanti punti avrò preso con questa foto, ma secondo me tantissimi, perché è pazzesca, raga. Guardate che bella che è. Dai, non gli si può dire niente. 4198. E anche le rovine, appunto. Avrei potuto... Ecco, diciamo, scattarle meglio, ma... come dire, c'era Xerneas che mi distraeva. Questo livello si potrà rifare? Sì, si potrà rifare. Livello 2 della zona Lumina, chissà cosa succederà. Post-game deve essere interessante. Ok, abbiamo altri dati. Torniamo al laboratorio, ragazzi. Abbiamo finito. Secondo me con questo... Snap, si chiude e poi vabbè, possiamo tornare in tutti i luoghi, in tutti i mari, in tutti i laghi, cioè ovunque a scattare foto ai nostri cari amici Pokémon. Non finisce qua di certo la nostra avventura, finisce per me sul canale questa miniserie, ma possiamo continuare a giocare e continuerò a giocare. Abbiamo davvero incontrato un altro Pokémon Lumina, proprio come mostrava il murale. Sì. Esatto, mi chiedo se dovremmo quindi considerare il murale una rappresentazione accurata di quello che accade allora. Forse Xerneas aveva chiamato tutti a raccolta.
Forse sì. E insieme avevano creato una barriera di protezione contro l'asteroide. Tu che ne pensi? Beh, ha senso, eh. Una barriera di dimensioni tali da coprire l'intera regione di Lentil? Per forza! Quindi i nostri antenati avevano costruito quelle rovine per aiutare i Pokémon Lumina. Eh sì. Tuttavia, i meteoriti risalgono a ben 2000 anni fa. Da allora Xerneas avrebbe già dovuto risvegliarsi completamente, non trovi? Beh, magari gli serve più tempo. Fermare un asteroide non è uno sforzo da poco, in effetti. È anzi uno sforzo talmente grande che nemmeno 2000 anni bastano. Facendo mente locale, secondo te a quanto risale quel murale? Cioè? Chi lo ha dipinto? Ora che ci penso, come mai i Pokémon Lumina si sono sempre manifestati in tua presenza? Lo so ragazzi, sarò speciale. No, io vi giuro non c'entro nulla, eh. No, beh, ragazzi, vi giuro. Beh, mi sembra ovvio. Già. Più ovvio di così. Perché i Pokémon mi vogliono bene? O perché sono la reincarnazione di Xerneas? Non ho capito. Prof, davvero non hai capito? No, io anche non ho capito, spiegatemelo. I Pokémon sentono quando sono amati. Oh no, dai. E sono sicura che ricambieranno con la stessa passione. Dico bene? Certo. Che la ragione sia davvero così semplice. No, dai, bellissimo. E finisce qui la nostra avventura su New Pokémon Snap. Dai ragazzi, ci siamo divertiti in questa miniserie, l'ho voluta fare per la primissima volta super fast qui sul canale, ma ovviamente le nostre avventure qui su YouTube non finiscono qui. Io vi aspetto con tanti nuovi video il 6 maggio con il box break su Twitch del set base in prima edizione da 80.000 euro. Ragazzi, continuerò Snap? Certo che sì, le avventure non finiscono mai su questo gioco, abbiamo tutti i leggendari da fare, tante belle cose, quindi io lascio scoprire il resto a voi. Io mi sono divertito abbastanza. Ciao e mi raccomando, link in descrizione se volete giocarlo, perché fidatevi che non finisce qua. Ci sono tanti altri misteri, cose da scoprire. Ciao ragazzi e un bel gioco. Devo dire, mi è piaciuta questa avventura e grazie per averla seguita qui con me ancora una volta. Noi ci vediamo con Diamante e Perla in uscita a novembre in questo 2021. I remake finalmente, no? Quindi io vi aspetto per giocare quelli che potete già prenotare su Frederick Store. E poi Leggende Pokémon Arceus, quante avventure ci attendono? Io vi aspetto, ci vediamo al prossimo entusiasmante video. Ciao allenatori, grazie per averlo giocato con me. Un like per il supporto, ciao!